Gentili ascoltatori, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report, ai microfoni Massimo Bonella. Dunque parleremo quest'oggi di libri, di cultura. Abbiamo in collegamento con noi dal Piemonte il giornalista e scrittore Giorgio Baieti. Ci sentiamo, Giorgio? Sì, buonasera. Allora, io volevo parlare un attimo del suo ultimo libro dal titolo Buio come il vetro, però prima possiamo spiegare ai nostri ascoltatori chi è Giorgio Baieti? È un vero piacere innanzitutto essere la vostra emittente. Dunque, io ho iniziato a occuparmi di enigmi e di misteri in modo innato, già da bambino. Poi, per puro caso, perdendo un treno, quando ero studente universitario a Genova, ho trovato un antico manoscritto che parlava di un paesino che si chiamava Rennes-le-Château, nel sud della Francia. Ho praticamente passato la notte in bianco, credo mi sia venuta anche la febbre nel leggere quelle pagine che raccontavano la storia di un parco che alla fine dell'Ottocento diventa ricchissimo, ma soprattutto molto molto misterioso. Ho preso un'auto, sono andato là, ho fatto 1000 chilometri, sono andato là nei Pirenei, ho visto che era tutto vero. Da allora era il 1986, quindi sono passati tanti anni, 30 anni, e mi occupo di questi enigmi. Ho poi pubblicato una serie di saggi e di romanzi. Ho iniziato con l'enigma di Rennes-le-Château, che ha avuto un successo strepitoso quando è uscito anche il Codice da Vinci, addirittura ho battuto il Codice da Vinci in alcuni periodi come vendita. Poi ho pubblicato appunto due romanzi, uno che è I Guardiani del Tempo e poi quest'ultimo che è Buio come il vetro, che non ha un'attinenza con Rennes-le-Château ma parte da un mistero, anche qua ovviamente mi occupo sempre di enigmi, che mi sta prendendo molto e tratta di un enigma legato ad un vetro. Giusto un accenno, ho pubblicato nel 2006 anche il libro Giallo Uovo insieme ad altri autori, tra cui Giorgio Faletti, il compianto Faletti, con cui ho un bellissimo rapporto di amicizia. Tornando a Buio come il vetro, non parlo di Rennes-le-Château ma parlo di una zona dell'Italia, quindi più vicina a noi, tra la Liguria e il Piemonte, tre paesi, un triangolo, una sorta di triangolo delle Bermuda dei misteri, Altare, Cengio, Saliceto, tre grandi enigmi. Ecco, dunque, quello che vorrei chiederle, se ci può fare un po' una rassegna dei libri più importanti che ha pubblicato? Sì. Allora, ho iniziato con un libro, si chiamava Rennes-le-Château, per un piccolo editore di Torino, che poi è fallito, però questo mi è servito per essere conosciuto dalla Mediterranea, dove ho pubblicato L'enigma di Rennes-le-Château, che sempre trattava di questo paese. Ho poi pubblicato un altro libro che si intitola Lo specchio inverso, sempre un saggio sui misteri di Rennes-le-Château, dove davo anche l'accenno a questo paese che si chiama Altare, in provincia di Savona, dove sempre un prete, nella fine dell'Ottocento, è diventato ricchissimo. Ecco, questa cosa dei preti arricchiti improvvisamente, ma non è tanto sul fatto dei soldi, ma quanto sul fatto dei grandi enigmi che si portano dietro. Poi, appunto, ho fatto, come dicevo, Lo specchio inverso, che è ancora disponibile come L'enigma di Rennes-le-Château. Poi ho pubblicato un libro che non aveva alcuna attinenza con Rennes-le-Château, ma si intitola Il Cristo delle dolci colline, che si occupa, anche qui mi viene da ridere, di un sacerdote che sempre nella metà dell'Ottocento fa invece dei miracoli, fa delle cose incredibili, ma su cui è calato un velo totale di cui non se ne sa nulla. L'unica fonte le trovate nel mio libro, appunto, Il Cristo delle dolci colline. Ho poi pubblicato Giallo Uovo per la Mondadori Mondolibri insieme a Giorgio Faletti, ricordavo prima, e altri autori come Loriano Machiavelli ed altri. Poi ho pubblicato un romanzo che è I Guardiani del Tempo per la PM, gruppo Mondadori, e altri, poi ho scritto anche altri racconti, saggi, cioè piccole cose però appunto miscellane, e poi questo nuovo romanzo che è appunto Buio come il vetro per la Minerva di Bologna, che è un ottimo editore, è stato veramente un piacere interagire con questo nuovo editore. Ecco, Buio come il vetro, edizione Minerva. Ecco, lei ha toccato prima il discorso del mistero. Cosa ne pensa dell'ufologia, degli UFO? Ma io credo sicuramente che non siamo soli nell'universo, tra l'altro ho un carissimo amico che è Pier Giorgio Caria, che fa dei lavori molto belli, veramente delle riprese
spettacolari sui cerchi nel grano, sul tema ufologico. Ho conosciuto delle persone che erano state proprio rapite, delle abduction, dei rapiti dagli alieni, tra cui personaggi che sono stati anche in televisione. E apro una piccola parentesi, ho iniziato a collaborare prima con Voyager, con Rai 2 e poi ultimamente con Mistero di Italia 1 e appunto ho avuto occasione in vari convegni e in trasmissioni televisive di conoscere questi personaggi. Credo sicuramente che ci siano delle forme aliene, ma non sono un grande esperto in materia e tra i miei amici c'è anche Roberto Pinotti che il decano, ecco, degli ufologi italiani, con cui ho fatto anche diversi convegni. E sicuramente, ecco, è un tema molto affascinante che però, ecco, io ho toccato per vie traverse, parlando di Rennes Le Château, dove c'è un monte che si chiama Bougarache, un monte vicino a Rennes Le Château, dove in Francia è considerato il monte per eccellenza di avvistamenti ufologici. Ci sono strane sparizioni di persone che spariscono in questa montagna, vanno a fare un'escursione e poi spariscono, e persone che vengono prese da personaggi strani, uomini vestiti di grigio, rinchiusi in una grotta, per loro sono passati pochi minuti, invece sono passati anni, anche questo è molto affascinante, quindi il discorso dello spazio-tempo, e strane luci che si avvistano su questa montagna veramente misteriosa, qui tipicamente ufologica. Ecco, poi magari sarebbe anche interessante. Sì, sarebbe anche poi interessante, cioè, come dire, approfondire, no? Vedere se tutto questo, poi questi rapimenti siano veri o anche delle messe in scena. Cosa ne pensa Giorgio? Io sottolineo, non sono un esperto in materia, mi limito così ad ascoltare queste tematiche, diciamo che le posso giusto dare una descrizione, ma non mi ritengo ovviamente un cultore di questo, anche se affascina molto sicuramente. Certo, Giorgio. Un'ultima cosa ancora, lei è anche giornalista. Sì, giornalista da più di 20 anni, sì. Ecco, di cosa si è occupato nel settore giornalistico? Ha qualche argomento particolare? Ma sono stato anche direttore responsabile di alcune testate, e ad esempio una tra le tante si chiamava Dimore, con sede a Roma, si occupava appunto di case. Poi sono stato direttore di un giornale che si chiama Avvenire Salese, che si occupava invece di cronaca qui locale, appunto in Piemonte, anche se io sono ligure ma vivo in Piemonte, e ultimamente collaboro con varie testate, tra cui Mistero di Mediaset e Phoenix dell'amico Adriano Forgione, quindi mi occupo, diciamo, di queste riviste, anche se, essendo iscritto all'Ordine dei giornalisti da 25 anni, mi occupo anche di altre tematiche. Più che altro non mi occupo più di cronaca, ma di, ad esempio, spettacoli, di recensioni, libri, ecco, quant'altro. Benissimo, io senta, la ringrazio molto per queste spiegazioni, mi è stato piacere conoscerla e anche di conseguenza poi farla conoscere ai nostri ascoltatori. Giorgio Baietti, dunque, scrittore, giornalista, grazie per la collaborazione e spero di vederci presto. Sicuramente, sarà un vero piacere venire anche nelle vostre zone, che amo molto. Grazie a voi, veramente, grazie. Bene, dunque stacchiamo il collegamento con Giorgio Baietti, il collegamento dal Piemonte. Io ringrazio voi, gentili ascoltatori, che ci avete seguito. Da Massimo Bonella, l'augurio di un buon proseguimento con le nostre programmazioni. A tra una settimana.